Adesso diamo la parola alla dottoressa Maina, psicologa e psicoterapeuta. Prego, dottoressa. Buonasera. Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta e tratto l'invisibile, un po' come la fibromialgia. Si parla tanto di fibromialgia, dei trattamenti, di tante cose che si devono fare. Ultimamente si sta rivalutando il ruolo della psicoterapia e della psicologia. Quando entriamo in contatto con questa sindrome, viene spesso svalutata e il paziente si ritrova spesso a dover spiegare. E soprattutto ci sono spesso delle difficoltà con i familiari anche a spiegare di che cosa si tratta, di che cosa si soffre. Una cosa fondamentale che riguarda sia l'aspetto sanitario che il paziente stesso è l'ascolto, perché spesso si hanno tantissime informazioni rispetto alla fibromialgia, ma poi non si sta in contatto. Innanzitutto io amo dire che il trattamento anche a livello di psicoterapia è sartoriale, cioè ovvero non esistono i pazienti fibromialgici nel senso tutti uguali, come già è stato detto, ma esiste proprio una peculiarità. Ognuno ha la sua personalità, il suo modo di stare nel mondo, il suo modo di percepire il dolore e di anche soffrire, no? Di fibromialgia. Quello che sta capitando è che spesso si parla di salute, ma spesso, ancora di più purtroppo anche ai giorni nostri, viene spesso svalutata l'importanza di del fattore multidimensionale della salute. Qui per fortuna, insomma, oggi si è parlato anche di questo, no? Dell'importanza delle diverse figure del lavoro di equipe. E quindi della qualità della vita, si è citato questa grande sconosciuta a volte, o comunque bistrattata qualità della vita, cioè che cosa comporta soffrire di una patologia cronica, di una sindrome, anche nella vita quotidiana, e che cosa deve affrontare anche il paziente tutti i giorni. Quello che è importantissimo ed è poco conosciuto in questo periodo, nella nostra epoca, è l'ascolto. L'ascolto sia personale, quindi un ascolto interiore, dove sto andando, no, come sto vivendo, che tipo di stress sto affrontando, per esempio, o che cosa penso della vita. Questa introspezione, l'ascolto. Per avere un ascolto ci vuole anche un momento di silenzio, e questo in quest'epoca è molto difficile, perché siamo bombardati di stimoli, di cose da fare, di telefoni, di connessioni, quindi spesso questo silenzio è molto raro, e senza questo silenzio, così come nella musica, senza le pause, non è musica ma è rumore, e noi viviamo nel continuo rumore. Io dico sempre che se prendessimo invece in considerazione quelli che sono i pazienti, cioè le sofferenze dei pazienti con fibromialgia, e li utilizzassimo come delle antenne, forse potremmo vivere meglio, ovvero noi siamo sommersi dal rumore, siamo sommersi da iperstimolati, siamo continuamente costretti anche a stare seduti con poco movimento oppure con troppo movimento. Ci sono una serie di stimoli che andiamo in overdose, diciamo così. Il paziente con la fibromialgia in qualche modo testimonia l'umanità, cioè il limite umano che forse stiamo anche scavalcando. E quindi l'idea è anche di rendere la vita anche un po', agire anche su più fronti, cioè che non è, per esempio, normale essere sommersi da rumori fortissimi, da luci fortissima, cioè tendenzialmente noi siamo degli esseri umani, quindi è anche sovrastimato a volte, perché viviamo in un mondo caotico, e questo bisogna rendersi conto dell'ambiente. C'è una base genetica, ogni volta che c'è una base genetica c'è anche l'interazione con l'ambiente. Noi un cactus, se lo facciamo crescere
in Norvegia crescerà in un modo, diciamo, se cresce e se lo portiamo in Messico si sviluppa in tutt'altro modo. Quindi l'importanza dell'ambiente e della psiche anche in questo, cioè come io percepisco, per esempio, ciò che mi accade. E anche il livello di potenza. Io vorrei leggervi, andare in questa lettura man mano per vedere un po' quelle che sono le fasi anche di come arriva la fibromialgia e parlarne con voi. Fibro arrivò, Fibro arrivò dopo tanti avvisi, tra troppi no non detti, tra la paura di non farcela e la voglia di morire di dolore. Perché quando arriva, in genere la fibromialgia avvisa. Che vita stava facendo, che vita si faceva prima di questa diagnosi, che cosa stava accadendo nella vita, anche anni prima, che cosa stava succedendo, quanto si regge, quella situazione prima che poi si manifesti. Fibro arrivò e tutti la cercarono senza sapere chi, cosa, come e quando. La cercarono ovunque, ma solo la sua pinna del dolore emergeva dal profondo blu. Viene individuata proprio da questo dolore cronico, dall'affaticamento e quindi un soffermarsi anche su quello che sta accadendo, diciamo che si appare. Chi sei? Cosa vuoi da me? Fibro sconsolata e invisibile cercava di salvare chi non si trovava più. Diventando invisibile, tutti cercarono di sedarla per la grande tristezza, ma lei continuava. Questo vorrei fare un appunto rispetto alle malattie che spesso vengono indicate come la maledizione, la guerra, qualcosa da combattere, poi vedremo anche dopo il tipo di linguaggio da utilizzare. Perché qui si parla di cura, non si parla di guerra, si parla di un messaggio, a volte, che la malattia ha, un messaggio per tutti noi, no? Le diverse malattie, prima o poi, tutti noi abbiamo sperimentato la malattia, no? Qualcosa che arriva in quel momento, che non ci appartiene, che non vorremmo mai, che cerchiamo di mandare via, ma... spesso già avere un concetto di è arrivato qualcosa da combattere significa che c'è qualcosa di estraneo. Io ribatto molto su questo. La malattia non è qualcosa di alieno, è qualcosa che ci appartiene. Ci appartiene e che quindi non è da eliminare, non è da fare una guerra contro noi stessi in qualche modo. E anche quel dolore ha più bisogno di un'accettazione, di un dialogo. L'accettazione non significa che io, ah sì, ho una malattia, l'accetto, no? Facile, non è facile. Ma la malattia è anche qualcosa, bisogna riaprire il dialogo con noi stessi quando arriva una malattia. E qui parlo di tutte le malattie croniche, ma anche qualsiasi tipo di malattia. Quello che accade non è qualcosa da combattere, per esempio anche in materia oncologica spessissimo si usa ancora a combattere il cancro, fare... Non è niente di alieno, sono le nostre cellule che hanno sofferto, sono delle cellule sofferenti che per tantissimi motivi si ritrovano lì, sia da un punto di vista psicologico, fisico, ambientale, no? E in quel momento a fare una certa cosa. Ma non c'è niente di estraneo, siamo sempre noi. È questo dialogo interiore che... aiuta in qualche modo ad affrontare quello che può essere il dolore, quello che può essere la paura, quella che può essere tutti i sintomi, l'affaticamento, in maniera diversa, in maniera più affettuosa. Quello che quindi arriva, anche quando arriva un periodo, la fibromialgia veniva curata come depressione, no? Si ha la depressione, non esiste la fibromialgia, ma... sfido chiunque ad avere, no, il dolore per tanto tempo e a non, tra virgolette, deprimersi un po', perché è abbastanza intenso, il dolore è qualcosa che lacera dentro, quindi ha un altro significato. Fibro aveva bisogno di una vita più umana, più silenziosa, più vera, e gridava il suo dolore. Ancora oggi Fibro viene spesso derisa, ma lei non si arrende. E si muove, tanti piccoli passi sono stati fatti tra la nebbia
e la fatica, il dolore e la tristezza, attraversando fiumi di indifferenza e mari di incomprensione, perché anche voi, no, chi soffre di fibromialgia sa tutto l'excursus, il percorso che si faceva anche in tempi passati e tutto quello che ha dovuto sopportare, diciamo, oltre la malattia. Fibro si guarda e decide di vivere anziché farsi uccidere. E ora fibromialgia ha un fratello che si chiama long covid. Fibro ora non è più sola, perché ho citato il long covid, anche se è un qualcosa di diverso, perché spesso poteva essere un esempio anche sia per i familiari, per esempio, oppure chi non ha affetto da fibromialgia poteva comprendere più, diciamo, gli effetti di un'influenza e di un virus molto potente che lascia convalescenti, a pensare, avere quell'esempio come descrivere la condizione di chi soffre di fibromialgia, che è in perenne convalescenza e a volte anche in fase acuta, no? di stress, di affaticamento. Quindi in qualche modo questo è un modo di sensibilizzare gli altri, che non possono comprendere, perché poi ognuno ha la sua malattia e nessun altro può comprendere. Questo vale per tutte le malattie, anche se sono simili, poi ognuno lo vive personalmente. Prendersi cura di sé, conosci te stesso e riconosciti come persona, perché ogni persona che è affetta da qualche patologia, così come la fibromialgia, non è la fibromialgia, non può occupare tutta la persona. Bisogna andare a recuperare le parti sane, le parti che sono rimaste, anche se un po', come dire, annebbiate da questo evento, e quindi riscoprirsi anche come persone che gestiscono un certo tipo di sindrome, senza svalutare, ma soprattutto potenziando i punti di forza e non stando solo sui punti di debolezza. Ed è così che un po' si può gestire questa malattia. Chi sono io, chi sei tu, nel senso di ognuno ha la propria personalità. Non si può pretendere che gli altri comprendano fino in fondo, ma anche mettere dei paletti rispetto a tutti gli altri che sanno, no, quello che l'altro sta vivendo, perché questo non è possibile mettersi nei panni degli altri totalmente, solo un po', solo giusto forse prestare un fazzoletto, ma non nei panni. La gestione delle emozioni e dell'operatore sanitario e del paziente. Perché parlo di gestione delle emozioni? Perché spesso, e forse ad alcuni di voi sarà capitato, di venire svalutati nel modo di, no? Ah sì, una fibromialgia, no? Perché l'operatore magari è troppo veloce oppure non comprende. Anche il rapporto tra medico e paziente però è importante e bisogna valutare anche quanto a volte anche i medici siano in contatto, facciano delle prescrizioni e il paziente non le segua. E nel momento in cui il paziente non segue la prescrizione non può dare la responsabilità al medico della cura che non funziona. Quindi ci sono, da entrambe le parti ci deve essere un dialogo e una relazione, perché spesso poi si va nel vittimismo, nessuno mi capisce, oppure nel persecutore, ah ecco, nessuno in grado mi ha trattato così, ha fatto. Però è anche vero che anche se andiamo da parte dell'operatore a volte ci sono delle prescrizioni che non vengono seguite come vengono date, e quindi anche il medico, l'operatore non sa quanto il paziente ha fatto e magari va al rialzo della cura e magari non è necessario. La fibromialgia oltretutto ha a che fare con uno stile di vita molto importante, mantenere un certo tipo di attività, come è stato detto prima, ma anche psicologicamente è molto importante mantenersi in salute da questo punto di vista, e quindi fare del moto, no? Anche lo yoga come attività o anche altre che possono aiutare, e certe volte il dolore è talmente grande che ci si scoraggia e quindi si ha difficoltà ad affidarsi anche agli operatori. E questo è un modo che
ovviamente non aiuta il superamento o comunque la gestione della malattia, che è molto importante. Questo ho già accennato prima, al fatto delle parole. Sono molto importanti le parole, perché le parole hanno un certo tipo di vibrazione, come si dice, no? E ci sono un sacco di studi rispetto a questo, non è fantascienza, così come ci sono degli studi, ma potete fare l'esperimento anche voi, potete dire combattere la malattia anche mentalmente, oppure prendermi cura della malattia, di me. Prendermi cura di me o combattere della malattia hanno un significato totalmente differente, penso possiate sperimentarlo molto facilmente. Per cui quando io dico combattere, tutto il mio corpo va in stato d'allerta, sto dando un messaggio chiaro, sono in tensione e aumento le tensioni, e nella fibromialgia questo è deleterio. Non si combatte, si dialoga, si cerca di gestire, si cerca di trovare sollievo e anche conforto per certi versi. Quindi le malattie non sono alieni, come ho detto prima, e in qualche modo imparare a gestirle è importante, e affrontare ad esempio un percorso di psicoterapia o di sostegno comunque psicologico aiuta sicuramente a potenziare le altre parti sane, non che adesso sono malate, ma le parti più difficili, per sostenere la parte deficitaria che è data dal dolore, dall'affaticamento, e conoscere se stessi. La malattia arriva anche per dare, come dire, in quel momento sarebbe sprecare un momento che è arrivato, inevitabile, possiamo approfondire dove eravamo, che vita stavamo facendo in quel momento, che cosa sta capitando, quanto sono felice, quanto non sono felice, che cosa vorrei fare, ma soprattutto lasciare andare l'ormai, perché l'ormai è finito, nel senso non c'è un continuo della storia. Quindi è molto, importante anche proprio focalizzarsi su quello che si sta facendo. Anche alcuni esercizi di mindfulness, per esempio, possono aiutare tantissimo. La respirazione in primo luogo è molto importante, perché noi diamo ossigeno, ci calmiamo, come esseri umani abbiamo bisogno di questo. Noi occidentali respiriamo malissimo. Le parole sono molto importanti, feriscono, curano, consolano, distruggono. Dobbiamo sceglierle e usarle con cura. Abbandoniamo il linguaggio bellico, che mal si dice alla cura. E nel momento in cui vi dico che all'inizio, che avevo aperto uno studio di psicoterapia, ero molto giovane, qualcuno arrivava con i farmaci, li metteva lì e diceva: voglio questi, no? Mi ordini questi, degli psicofarmaci. E io dicevo: ma io non sono medico, sono una psicologa, ma allora cosa fa? Cioè, ma lei cosa fa? Sa, con le parole, cioè noi col dialogo possiamo, cioè lei parla, no? Però non mi dà niente, come il gadget, no? Non mi dà niente, che cosa serve? E man mano che si va avanti, poi ovviamente si possono dare, molto è cambiato, ormai c'è un'apertura diversa rispetto alla psicologia, rispetto a 20 anni fa. Ma le parole in realtà sono quelle che curano. Che parole, vorrei che faceste una riflessione, che portaste a casa questa riflessione, cioè che parole uso con me stessa, che parole amorevoli ho per me stessa quando mi guardo allo specchio, quando sento che non mi sento bene. Volevo fare una precisazione, che la fibromialgia è donna praticamente, è molto più diffusa nelle donne, ma non è strana questa cosa, perché in realtà le donne hanno un carico enorme, di lavoro enorme, non retribuito, per cui solo a livello organizzativo, a livello, no, dovremmo chiedere allo Stato di non far lavorare in nero le donne a casa. Perché quello che c'è un sovraccarico,
organizzativo, di figli, di questo, e non finisce mai. La fibromialgia arriva, blocca questo sistema, perché poi c'è un modo di dire non lo puoi fare, ti blocchi, ti blocco. E quindi c'è anche da imparare a non essere perfezionisti, a non aspettarsi troppo da sé, a non maltrattarsi, innanzitutto in prima persona, perché se in prima persona non ci si maltratta, è un modo di sopravvivere e di vivere in maniera completamente diversa. Altrimenti c'è una pretesa, c'è un genitore critico dentro che detta ordini, questo non l'hai fatto, questo lo dovevi fare, questo non sei riuscita a fare, no? Quindi questo è molto importante, imparare ad essere amorevoli, ricontattare quel bambino interiore che è l'energia vitale, e questo si fa in psicoterapia, è quello che si fa. Concludendo, quello che si può dire è che per queste vacanze, diciamo così, organizzatevi un diario di bordo psicoemotivo, dico io, no? Prendete un quaderno e scrivete, anche quando vi sentite male, quando non state bene, buttate lì in maniera grammaticata, serve a voi per alleggerire, a volte ci sono anche messaggi per voi. Per quando ci saranno le tempeste, per quando avrete mille pensieri e l'ansia mille, per quando sentirete troppe emozioni o troppo poche, per quando la paura vi immobilizzerà o vi farà scappare e nonostante tutto vi ritroverete ancora a navigare, perché la vita, si sa, è anche un po' sognare. Buona consapevolezza.